regno tarda gli aiuti, il capo piegarmi forza in accettare la tregua, fonte salga il rivale. Il duca d'Argos, sia fritto il giorno, per al mio nome cancellata sia. Tanto vergogna. E come, o qual m'appare allo sguardo e pensiero, di sangue e qual mergiare al mio lungo soffrire e qual sollevo all'altre cure ed ai rimorsi atroci logo l'arnese ne batte, sospetto al re, sospetto alla patria, sovra terra straniero, infamato morire. Ruggero, cosa ci puoi dire del problema, direi, più importante per i cantanti, a mio avviso? La respirazione. Tu in che maniera respiri? La respirazione dovrebbe essere una delle cose più semplici per i cantanti, ma in effetti è più difficile, perché Chinas è una respirazione perfetta. E poi, andando in età, si va da un maestro all'altro e ti rovina la respirazione. Ma a mio avviso dovrebbe essere molto profonda, appoggiare una specie di cuscino, sarebbe il diaframma, che spinge questa colonna d'aria verso l'alto e attraverso le corde vocali produce il suono che risuona nella parte alta del viso, dove sono i risuonatori, a mio avviso, e da qui si determina il timbro e il colore di una voce. È ovvio che le corde vocali, questa è una legge fisica, più sono lunghe, hanno un ritmo basso e quindi la risonanza sarà quella di un basso, più sono corte, un ritmo veloce, quindi la risonanza sarà molto più acuta, molto più alta, e quindi sarà tenore. Ma ciò che determina il colore, la bellezza del suono, a mio avviso, sono i risonatori. I risonatori superiori? Superiori, sì. Che sono quelli che danno il timbro? Il timbro alla voce. Ho capito. Qualcuno fra gli allievi di canto qui presenti ha qualche domanda sul tema respirazione da rivolgere a Ruggero? Ma io vorrei chiedere, questo fiato che viene immesso nella persona, in che parte va del corpo? Cioè, io vedo cantanti che mantengono il fiato sotto e altri cantanti invece che lo tengono più in alto, cioè, non so, molti si gonfiano sotto quando immettono questo fiato e quando anche cantano, ed altri invece che lo tengono più su nel torace quasi. Beh, io mi ritengo di far parte di quella categoria di cantanti che mettono, come dice lei, il fiato sotto, perché ho bisogno di un appoggio, di una specie di piedistallo potente che mi dia la forza di arrivare a certe note, la forza sempre basata sul fiato, non forza muscolare della gola o rigidimenti vari. Quindi ritengo di essere una di quelle persone che cantano con un appoggio molto basso. Non sarei capace di cantare con un appoggio alto, come dice lei, appunto, più di petto, perché questo mi bloccherebbe. Più difficoltoso da sostenere il suono, probabilmente. Può darsi, ma mi bloccherebbe anche la parte superiore del corpo, cioè le spalle, il collo, la testa, e quindi questo mi creerebbe dei problemi di emissione. Ruggero, tu quando canti appoggi più sulle vocali o sulle consonanti? E cosa ne pensi comunque del problema vocale e consonante? Vocale e consonante? Io
Ho bisogno di risentire, di avvertire nella mia bocca, nei risonatori, una certa risonanza. Questa mi viene particolarmente con le vocali. La consonante in certi momenti può, mi dà la possibilità di portare la vocale nella posizione giusta. E quindi ritengo che, a mio avviso, la vocale dà una certa risonanza, la consonante aiuta a portare la vocale nella posizione di emissione. Ho capito. E sull'uguaglianza delle vocali, come puoi dire? L'uguaglianza delle vocali, questa è una cosa molto difficile, perché l'uguaglianza delle vocali varrebbe anche ad un'emissione perfetta di fiati, ad un'eguaglianza di forza nelle note, cioè ad esempio prendendo un A e facendo, ribattendo, mettiamo su un Do centrale, non dovrebbe esserci spostamenti evidenti della bocca dalla A, la E, la I, la O, la U, cioè la posizione dovrebbe essere la stessa. Sei delitti, la sfera.